Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Colazione per modo di dire, questo Elio deve partire. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mi sono svegliato carico e allegro, allegro e carico, carico e allegro. Perché? 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 Perché io le piacevo? Perché in realtà il video di stamattina di Pellegatti, quasi allo sfinimento, ormai l'ho visto il Carlo, no? Lo vedo quasi provato, sia lui anche Suma, tutti gli aziendalisti che cercano di difendere Elliot in tutti i modi, anche davanti all'evidenza dei fatti, li vedo veramente sfiniti, perché non ce la fanno più, non ce la fanno più, non ce la fanno più a difenderlo, non c'è modo di difenderlo a destra e a sinistra, ci provano, ci riprovano tutti i giorni, e no, ma è un difensore, ma non è capito niente, cioè ci provano in tutti i modi, anche con la menzogna, ma non ci riescono. E questo mi fa capire che siamo diventati tanti ormai. C'è un risveglio finalmente, finalmente c'è un risveglio della coscienza milanista. Mentre prima non eravamo in tanti, no? Adesso invece c'è proprio un risveglio della coscienza della coscienza milanista, perché la gente ha iniziato a capire. La gente ha iniziato a capire quello che poi abbiamo sempre spiegato nei miei video, da più di un anno. La gente inizia a capire, la gente inizia a vedere Elliot in un modo diverso, inizia a vedere il progetto Milan in un modo diverso. Giustamente Pellegatti ha detto: quelli vanno via a zero perché non hanno zero fiducia nel progetto Elliot. E infatti abbiamo zero fiducia nel progetto Elliot. Non solo chi se ne va, i giocatori che se ne vanno a zero, perché continuiamo a perdere giocatori a zero. E ne perderemo ancora, Romagnoli che sì, poi vediamo Leao. Tutti quelli forti, che hanno la voglia di vincere, li perderemo a zero, ovviamente, finché non se ne va Elliot. Quindi questo risveglio della coscienza è molto positivo. È molto positivo, perché io sento che oggi il tifoso del Milan, meno male, perché sai, prima era una mosca bianca, adesso siamo in tanti, sento che il tifoso del Milan non si accontenta più del secondo posto, non si accontenta più della qualificazione in Champions. Cioè, quest'anno, poi da domani iniziamo a parlare del derby, quest'anno, anche se vinci il derby, anche se tu arrivi secondo e l'Inter vince il campionato, il tifoso è arrabbiato, come è giusto che sia. L'anno scorso, tifosi milanisti che sono arrivati quarti, mentre l'Inter festeggiava lo scudetto, erano contenti, festeggiavano per essere arrivati quarti, poi sono arrivati secondi, ma è la stessa roba, per essere entrati in Champions festeggiavano. L'Inter festeggiava lo scudetto, noi festeggiavamo la qualificazione, cioè quella era la cosa assurda. Però sai, c'era la speranza che era un progetto, era quest'anno non basta più, quest'anno se arrivi in Champions non basta più, la gente non festeggia più, la gente si è stufata, la gente vuole vincere, vuole provare a vincere, perlomeno vuole avere la possibilità, non che a gennaio è già finito il campionato, i primi di febbraio, che se perdiamo il derby è finito il campionato. Quindi sto derby è ancora più fondamentale. Questo risveglio delle coscienze mi fa molto piacere, mi fa molto piacere, perché significa che finalmente il tifoso milanista, anche i più giovani, iniziano a capire che chi gioca nel Milan, chi indossa la maglia del Milan, deve giocare per vincere tutti gli anni, non che giochi per partecipare, per arrivare, per qualificarti, devi giocare per vincere e bisogna portare a casa i trofei, se no è inutile che si gioca, è inutile, si perde solo tempo. Meno male, fortunatamente iniziamo a diventare sempre di più e quindi sono molto contento e non molliamo,
Mi raccomando, non è che facciamo due vittorie, poi arriviamo terzi e la gente è contenta, eh? Non molliamo. Bisogna starle addosso a sta proprietà. Bisogna starle addosso, che tanto dipendono da noi, dipendono dai nostri consensi, dipendono dalla gente che va allo stadio, dipende dalla gente che mette i soldi per il Milan. Avete visto che io quest'anno, l'anno scorso, io ho preso tutte e due le maglie originali, ufficiali, sia quella bianca che quella rossonera. Vi ricordate? Perché avevano fatto mercato. Quest'anno non hanno fatto mercato, né quest'estate né a gennaio. Io ho comprato la maglia? No, nemmeno i pantaloncini ho comprato, niente. Zero totale. Preso solo su Kei Calcio, ovviamente, che quelli tanto me li mandano. Ma quelli originali, nemmeno un euro, nemmeno un euro. E io la compro sempre la maglia. La compro in base al mercato. Se tutti facessero come me, sopra, quelli che fanno i conti, i bilancini, i commercialisti anonimi, quelli sanno, guarda qua, se non compriamo un giocatore non vendiamo le maglie, se compriamo un giocatore vendiamo le maglie. Cosa facciamo? E poi fanno i calcoli e quindi dicono, vabbè, compriamo un giocatore, se no qua non incassiamo. Se tutti facessero come me, non ci sarebbero i mercati a zero, perché se no avrebbero zero merchandising. Purtroppo non tutti sono come me, molti comprano, spendono anche quando la società non se lo merita, quindi poi succede che questi anni di nulla totale. E vabbè, comunque, ditemi un'ultima cosa, questo risveglio della coscienza comunque sono contento, speriamo che rimaniamo così. Un'altra cosa voglio capire. Che o mi nascondono le cose, ci nascondono le cose, oppure sono io, probabilmente sono io, che me le dimentico, me le perdo. Ma che cos'ha Rebic? No, spiegatelo, perché fino a ieri si parlava di un Rebic che potrebbe giocare titolare a destra, dato che il trequartista lo farà che sì, che già è tutto dire. Però può avere, diciamo che contro l'Inter secondo me ha un senso, perché tu metti che sì su Brozovic, e hai la doppia fase, no? Sia ti può fare gli inserimenti, sia ti tiene Brozovic. Quindi, secondo me, con l'Inter, proprio nella partita specifica con l'Inter, poi da domani inizieremo a parlare del derby, ha un senso mettere Kessié trequartista. Però Rebic è passato da essere titolare a destra a un problemino alla caviglia. Forse guarisce. Cioè, da quando è nato sto problemino? Fammi capire. Da quando è che c'è sto problemino? Da dove è arrivato? Che sono 2 settimane che non giochiamo. Sto problemino da dove arriva? Che poi noi siamo sempre problema, un problemino da niente. Leao, problemino da niente. È uscito per precauzione, un mese fuori è stato. Quell'altro ha fatto un colpo di tacco da niente. Un mese fuori per quell'altro colpo di tacco. Rebic tra l'altro. Giroud, sta fuori. Cioè, che a me sti problemini da niente mi preoccupano sempre, sempre, sempre mi preoccupano. Speriamo bene, dai. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Da domani poi iniziamo a parlare del derby, analisi tattiche, la formazione. Vediamo cosa si può fare, perché questo è un derby molto importante e abbiamo un solo risultato utile. Ciao belli, ciao 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 ciao.